Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video qui il vostro Ale Lorenzi e oggi parliamo di un tema interessante a mio avviso che mi avete chiesto spesso su Instagram. Tra l'altro vi lascio qui da qualche parte il mio username per seguirmi. E beh, prima di entrare nel dettaglio, tre cose fondamentali, ragazzi. Uno, iscriversi al canale, due, attivare la campanellina così YouTube, dai, ve lo fa sapere quando pubblico queste perle. E tre, lasciare un bel like sotto questo video che così il video diventa virale, lo vedono sempre più persone e sempre più persone possono entrare in possesso di queste informazioni. Allora, come ormai avete capito, sì, questo qua è il mio tapirulan perché ho appena finito di camminare un pochettino, perché sapete che cammino mentre lavoro, per cui adesso va ripiegato. Vabbè, questa è un'altra storia. Nel canale ho parlato spesso e volentieri di biohacking. Tra l'altro, se volete, vi lascio in descrizione la playlist e vedete un po' di documenti analoghi. Bene, oggi parliamo di un tema, come vi ho già detto, super mega richiesto, quindi se scegliere ClickFunnels o WordPress. Farò un'analisi dall'alto, spiegandovi quando usare uno e quando usare l'altro, su quella che è la mia esperienza personale. Ma stavo pensando anche una cosa nel dettaglio, qui chiedo a voi un piccolo consiglio. Se volete delle pillole, dei video dedicati a ClickFunnels e a WordPress, basati sulla mia esperienza e soprattutto sull'utilizzo che io ne faccio come media buyer, drop a comment below, lasciate un commentino qui sotto che vado a realizzarli e vado a spiegarvi quello che faccio io e magari condividere qualche stratagemma, per cui fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Ok, allora ragazzi, iniziamo a parlare subito di queste due piattaforme. Alcuni di voi sanno che ho vinto il Tucoma Club di ClickFunnels, quindi magari molti pensano che preferisco ClickFunnels. La realtà dei fatti è che utilizzo entrambe le piattaforme. Eh sì, per alcune cose WordPress è veramente comodo, per altre ClickFunnels lo batte a mio avviso a mille. Elementor, che è un plugin di WordPress, cerca di stare al passo, insomma c'è un po' di panoramica da fare, ma tutto prima parte da una semplice domanda. Semplice, 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 rispondetemi qui sotto con un commentino. Che cosa fate voi? Molto semplice la domanda, o meglio, quale obiettivo avete con il vostro business o avrete se state pensando di lanciarne uno a breve? Ora, sicuramente ClickFunnels si posiziona molto bene per la sua interfaccia, è veramente molto intuitivo, tra l'altro vi lascio una prova di 14 giorni qua sotto in descrizione, se vi iscrivete col mio link, avete la possibilità di provare ClickFunnels completamente gratuitamente per 14 giorni, poi scelte voi se abbonarvi o meno. Io sinceramente ho l'abbonamento da ormai talmente tanto tempo che nemmeno me lo ricordo, ok? Da quanto lo utilizzo. Dipende molto dall'idea che avete, da quello che volete fare con il vostro business. Mi spiego meglio. Se ad esempio volete lanciare un blog o anche un sito vetrina, sinceramente ve lo sconsiglio perché ormai i siti vetrina trovano il tempo che trovano, a meno che non ci sia dietro uno studio di SEO, quindi di SEO, a meno che non ci sia dietro uno studio di posizionamento, di call to action, di chiamata all'azione. Beh, è inutile girarci intorno, i siti vetrina sono delle semplici vetrine e non danno nessun valore, non hanno nessuna chiamata all'azione. Tuttavia, se state pensando di fare un sito del genere, un blog o comunque anche delle pagine per presentare la vostra azienda ed essere anche posizionati nel tempo con una giusta strategia di SEO, sicuramente WordPress in questo vince. Vince per la struttura, per la ricchezza di plugin che ha, dove veramente possiamo spaziare tantissimo. Ha dei plugin per qualsiasi cosa, veramente potete trovare dei plugin dal contact form, quindi per creare dei moduli di contatto, per creare dei sondaggi, per creare delle landing page. Infatti WordPress è spesso utilizzato anche da chi fa molto affiliate marketing, per semplicità anche di integrazione, smanettamento e altre cose. ClickFunnels sicuramente, già il nome stesso dice qual è il suo utilizzo primario, vince per strutturare funnel, funnel di qualsiasi tipo, webinar funnel, VSL, ma anche aree membri. E qui devo spezzare, per quella che è la mia esperienza, la prima lancia a favore di ClickFunnels. Ora, sicuramente ClickFunnels vince per una cosa, il suo sistema di composizione o realizzazione di funnel e landing page. Infatti ClickFunnels è molto facile da utilizzare a mio avviso, cioè al di là di quelle che possono essere poi le integrazioni, perché magari vogliamo integrare con ActiveCampaign per avere un autorisponditore o altri tool, Zapier, eccetera, eccetera. ClickFunnels è veramente molto molto comodo se dobbiamo magari partire da zero e non abbiamo nessuna quasi base di programmazione, perché trascinando, aggiungi l'elemento, modifichi, è veramente semplice da utilizzare a mio avviso. Anche se volete fare quello step in più e magari state pensando di vendere un videocorso e avete bisogno di un'area membri, ClickFunnels vi permette di farlo semplicemente e soprattutto con la struttura di ClickFunnels. Quindi gran parte delle cose le riuscite a fare già col ClickFunnels nativo. Ovvio, ragazzi, in entrambi i casi dovete metterci del vostro, il copy, le immagini, i contenuti. Tuttavia ClickFunnels ti permette di essere operativo. WordPress
non è che non te lo permetta, ma devi comunque appoggiarti sempre a dei plugin, a dei template. È vero anche che puoi farlo con ClickFunnels. ClickFunnels spesso e volentieri ti dà già uno scheletro di partenza, quello di WordPress è molto generico, poi si finisce per comprare dei template sui quali metterci mano, o se avete un portafoglio più ampio farvi realizzare un template custom, oppure potete superare con altri plugin tipo Elementor o comunque plugin per fare qualsiasi cosa, come vi dicevo prima, che si differenziano fondamentalmente in due tipi, quelli a pagamento e quelli gratuiti. Quindi sicuramente se volete fare una landing page, un funnel, un'area membri o comunque anche, ripeto, una pagina di atterraggio, falsa riga di un sito vetrina, ma magari con una call to action dove non avete grandi bisogno di SEO, ok? Non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, dipende sempre da dove partite e quello che poi è il vostro obiettivo. ClickFunnels si posiziona molto bene. WordPress sicuramente è imbattibile per quello che riguarda la creazione di un blog. Ad esempio, ho parlato di blog all'interno del mio canale ed effettivamente sì, ragazzi, WordPress sul blog vince nel lungo tratto, vince nel lungo medio termine, vince perché? Perché intanto WordPress è pensato anche per creare blog. Se noi andiamo sulla sua piattaforma, wordpress.org ci permette di cliccare e creare un blog veramente in pochissimo tempo, anche se non ve lo consiglio perché siete dentro una piattaforma che non è vostra, e adesso ci arriviamo. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale perché arriveranno altri contenuti del genere. Anzi, se avete domande lasciate un commentino qui sotto. Come vi stavo appunto dicendo, WordPress, grazie alla sua vastità di plugin, ci permette di fare più o meno qualsiasi cosa. Vogliamo creare un blog, lo possiamo fare. Vogliamo avere già dei plugin che ci aiutino a gettare bene le basi della SEO, possiamo farlo. Poi magari ci facciamo aiutare per la SEO da qualche esperto con altre piattaforme e, diciamo, imbastiamo un blog che poi nel tempo acquisti e acquisisca soprattutto un posizionamento di un certo tipo. Chiaramente WordPress a un certo punto richiederà una mano più esperta rispetto a ClickFunnels, nel senso che magari certi plugin andranno customizzati, quindi bisognerà metterci mano al codice o comunque modificare, renderlo più veloce, creare i backup. È un po' più, se vogliamo, strutturato magari di ClickFunnels, e allo stesso tempo WordPress richiede anche quell'esperienza in più. Esperti di WordPress ce ne sono tanti, sicuramente riuscite a trovare qualcuno, dipende sempre dalla domanda che vi siete fatti all'inizio: cosa mi serve per il mio business? È chiaro che là fuori c'è tantissima confusione, sembra che serva il canale YouTube, Facebook, il blog, il sito, l'e-commerce, la pagina di consulenza, il webinar funnel. Ragioniamo, se volete ne parliamo anche in un video dedicato, per la regola del 20-80, cioè concentriamoci su quel 20% che mi permette di fare l'80. Se il mio 20% è un blog, perché so che attraverso quel blog mi arrivano, che ne so, tantissime consulenze, focalizziamoci lì. Se invece io mi trovo bene con un funnel, VSL funnel o un videocorso, mi concentrerò lì, e lì è imbattibile ClickFunnels. Ultimo tassello da analizzare, io ve l'ho detto, questa qui era un'analisi dall'alto, per cui sicuramente nell'ultimo tassello da analizzare inserirei i costi, perché ClickFunnels è famoso per avere una fee mensile o annuale, se si vuole, dove si risparmia un paio di mensilità. Comunque poi nell'offerta qui sotto vi spiegano tutto, mi sembra che si guadagnano due mensilità facendo l'annuale, la sottoscrizione annuale. WordPress parte come gratuito, perché WordPress è gratuito, ma ha altri costi e ora ve li spiego. ClickFunnels per partire ha bisogno della sua fee mensile, che si aggira a $97 al mese, ok? Oppure c'è l'annuale, che mi pare che sia $997 annuali, appunto, quindi guadagnate circa due mensilità, però vi rimando al sito per la fee corretta. Mentre WordPress, scaricarlo e installarlo è gratuito, ma vi serve assolutamente un hosting e un dominio. Qui uno potrebbe dire: sì Ale, mi costa molto meno rispetto a ClickFunnels. Vero, perché l'hosting e il dominio hanno un costo annuale, ma tutto dipende dall'hosting e il dominio che cercate, ok? Io personalmente mi trovo molto bene con Netsons, che vi lascio in descrizione, che sono tra l'altro italiani, e hanno dei costi buoni, ok? Però dipende sempre da quello che volete fare. Se andate a fare un'area membri perché volete fare un social network, non vi servirà un hosting pari a quello che vuole aprire un blog, ok? Ed è sicuramente vero che il costo di entrata è magari una tantum, quindi potete cavarvela anche con 50, 70, 80 euro di dominio e hosting, appunto dipende da quello che andrete a scegliere, e ClickFunnels invece ha un rinnovo mensile. Il WordPress sarà vostra la piattaforma, perché appunto acquisirete hosting e dominio. Su ClickFunnels vi consiglio di aggiungere anche lì un dominio, però poi su WordPress iniziamo con la carrellata di plugin, template e cose da integrare, e lì onestamente non c'è fine,
perché appunto dipende da quello che volete fare, se volete certi plugin, se volete Elementor, addirittura Elementor anche lui ha un costo annuale, quindi diciamo che la scaletta di WordPress si potrebbe alzare nel tempo proprio perché magari volete integrare ulteriori servizi o ulteriori risorse che vanno aggiunte a quello che è il costo iniziale, che potrebbe essere irrisorio di un hosting in un dominio, ma che con il tempo possono farlo lievitare. Mentre da ClickFunnels avete tantissime risorse, con una fee mensile di 97€, cioè 97 dollari, ci aggiungete il dominio, basta, perché magari non vi serve neanche l'hosting e siete a posto. Ripeto, non credo che sia giusto dire uno è meglio dell'altro, scegliete WordPress e scegliete ClickFunnels. Dipende tutto da quello che volete fare e soprattutto da cos'è quel 20% che vi permette di fare quell'80%. Io se dovessi fare un funnel sceglierei solo e soltanto ClickFunnels, se dovessi fare un blog sceglierei solo e soltanto WordPress. Come vedete dipende molto da quello che è il vostro obiettivo e da quello che volete fare. Questa appunto era un'analisi dall'alto, WordPress o ClickFunnels. Fatemi sapere qui sotto con un commento se vi è piaciuto questo video e se volete altre pillole magari dedicate a ClickFunnels o magari dedicate a WordPress. Ripeto, per quello che l'utilizzo e l'esperienza di un media buyer, quindi come li uso io, anche perché sto pensando di portare sul canale alcuni video dedicati proprio alla strumentazione che un media buyer usa e condividerli con voi, perché là fuori oggettivamente ci sono tantissime risorse legate a strumenti online e anche offline che permettono veramente di ottenere dei risultati grandiosi, di analizzare un sacco di dati, e io non vedo l'ora di condividerli con voi. Se anche a voi va, fatemelo sapere con un commentino. Se ancora non vi siete iscritti, boh, cosa state facendo? Non lo so, iscrivetevi, condividete questo video con qualsiasi persona pensiate possa essergli d'aiuto e raga, siamo di nuovo rinchiusi, quindi ne arrivano delle belle. Ciao!